Una delle lamentele più ricorrenti da parte dei clienti Volkswagen, da parte dei veri affezionati al marchio, magari chi possiede Golf già dalle prime generazioni, è come gli ingegneri su questa MK8 siano andati a risparmiare su numerosi componenti, che siano essi grandi o piccoli, nascosti o meno. Effettivamente in alcuni punti un risparmio c'è stato, e neanche motivato, perché alla fine il prezzo è quello che è. Quest'auto di listino mi è venuta oltre 53.000 euro. E vi faccio vedere un esempio: la stina sostiene il cofano motore, ragazzi. La Dacia Sandero dal 2013 già ha il pistone a gas, invece su questa qui dal 2020 abbiamo ancora la stina. Adesso non è solo per una questione estetica, ma anche per una questione funzionale, ovvero l'aprire il cofano motore con la stina comporta che comunque ci si sporcano le mani. Col pistone a gas non è così, perché sganciamo la maniglietta e veniamo ad aprire il portellone, quindi possiamo fare un'ispezione visiva, semplicemente soffiare la polvere senza sporcarci. Visto che non ci ha pensato Volkswagen, ci ho pensato io. Preso per meno di 20 euro, adesso andrò a sostituire la fastidiosa stina e metterò il pistone a gas. Quindi abbiamo il pistone e il supporto da andare a mettere qui sopra al cofano motore. Calcolate che già sulla base qui c'è già la predisposizione del pistoncino a gas, quindi non serve fare grosse cose, ma semplicemente acquistare un pistoncino specifico. Per prima cosa svido la parte del perno dal supporto filettato femmina, che va inserito dentro a questo foro semplicemente passando da questa parte. Quindi riprendete il perno e andate ad avvitarlo. Serratelo poi con una chiave, questo qui ha un dado da 12 mm. Una volta serrato, tirate via questa astina che era semplicemente di supporto tenuta col nastro isolante. Ora dobbiamo semplicemente andare a mettere i due perni all'interno dei fori del pistone. Quindi mettiamo il primo, togliamo la stina altrimenti non c'entra. Ed ecco qua, apriamo il cofano. Vedete la differenza? Vado a rimuovere quindi questa stina, basterà semplicemente ruotarla nella parte opposta e sfilarla da questa guarnizione in gomma presente qui sul supporto del faro. Tolgo anche il perno, basta un semplice estrattore in plastica e della stina non c'è più traccia. E con un paio di minuti e meno di 20 euro ho adeguato quest'auto all'era in cui vive e non al 1980, quando questa tipologia di auto aveva ancora le astine. Quindi Volkswagen, vi prego, per la progettazione dei prossimi modelli, questo è un componente che a voi costerà sì e no 2 euro e probabilmente la qualità è anche migliore di questo che ho acquistato io. Fatecelo pagare, su 50.000 euro 2 euro non è che fanno così tanto la differenza. Io ragazzi vi ringrazio come sempre di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi!